come è successo in questo caso, andandosi poi a manifestare con tante incongruità. Noi ci troviamo a fare beneficenza, aiutare il prossimo con un parco di prodotti che non sappiamo neanche bene in realtà cosa siano, perché non abbiamo avuto neanche modo di discutere. Abbiamo fatto una commissione talmente tanto veloce nella quale non si è perso tempo senza poi poter entrare nel concreto di capire cosa andiamo noi a fare. Si è capito solo che noi andiamo a comprare, nonostante la rassicurazione del direttore di settore, senza neanche, forse adesso mi sbaglio, un'esattezza, ma senza neanche un vero bando, ma semplicemente attraverso una selezione fatta dal direttore, una trattativa diretta con dei grandi gruppi, dei gruppi della grande distribuzione, per l'acquisto di determinati prodotti che andranno distribuiti. Sì, forse in questo caso rispetto all'iniziativa successiva c'è una maggior parvenza di regolarità, andando a tingere dalle liste dei servizi sociali sulle persone più bisognose, ma anche qui andiamo a tingere una lista che è estremamente esigua e, come tanti altri colleghi, sia in commissione che in consiglio, non sappiamo quanto esaustiva delle reali necessità di chi è in difficoltà nella nostra zona. Cioè, va bene la solidarietà, va bene l'aiuto del prossimo, magari però se viene poi spinto da interessi e da volontà più genuine che non dalla volontà di preservarsi risorse per il futuro, e con criteri che siano più oggettivi e meno aleatori di quello che sembrano apparire da questa delibera, forse sarebbe qualcosa di sicuramente migliore di quello che andiamo a trovarci e a deliberare. Non lo so, noi stiamo ancora sinceramente valutando su cosa fare, perché in un periodo di difficoltà per tante famiglie anche un piccolo aiuto senz'altro può essere utile, ma le modalità e le motivazioni che hanno portato a questa delibera ci lasciano ancora con una certa incertezza. Grazie. Consigliera Giustei. Grazie Presidente. Io faccio solo una valutazione sugli strumenti che oggi ci dà l'amministrazione per gestire questi contributi, questi MAP, queste risorse economiche. Cioè, obbligare un consiglio di zona a spendere, al di là dell'iniziativa che ha lodevole, meritevole, ma come ha già detto il mio capogruppo, se fosse stata pianificata in tempo sarebbe stata fatta in altro modo. Quello che secondo me invece ci dovrebbe spingere almeno a fare una riflessione è il fatto che noi ogni anno arriviamo in queste condizioni, siamo obbligati a spendere migliaia di euro perché altrimenti l'anno prossimo questi soldi non vengono dati alla zona. Secondo me questo non ha senso, perché se non abbiamo bisogno di questi soldi quest'anno è giusto che ritornino all'amministrazione e che l'amministrazione li utilizzi nel modo più utile per la cittadinanza. Quindi forse potremmo anche pensare di fare qualche cosa dal punto di vista di proposta con la commissione di decentramento, vedere se può uscire una proposta che arrivi all'amministrazione per cambiare questo tipo di metodo, che secondo me è una distorsione enorme sul tipo di gestione delle risorse economiche. Grazie. Capogruppo Melone. Sì, grazie Presidente. Ma io vorrei intervenire su questo punto per dire che finalmente come vediamo anche se costretti diciamo dal fatto che il bilancio è stato approvato con grave ritardo, che viviamo una situazione di emergenza, che un bilancio dovrebbe essere approvato entro la fine dell'anno precedente, non entro la fine dell'anno in corso. Ecco, però da questa difficoltà è nata questa proposta, che naturalmente è perfezionabile e va perfezionata, che non risponde alle esigenze diciamo di disagio sociale che hanno i 180.000 abitanti della zona, e saranno certamente più di, sono sicuramente più di 241 le famiglie che hanno. Però
diciamo, se dobbiamo vedere questa iniziativa, che poi si integra all'iniziativa del parco alimentare che va in prossimo mese, se che va a integrarsi ad altre iniziative, è un'iniziativa che, nata sulla contingenza, cerca di rispettare alcuni parametri, il fatto che queste 341 famiglie siano distribuite non con criteri discrezionali all'interno della zona, che rispondono tutte le stessi parametri, e questo secondo me è un aspetto importante. Poi semmai io chiederei al direttore di intervenire sugli altri punti che sono stati posti. Naturalmente questo però non può essere solo, diciamo, un'iniziativa che abbiamo quest'anno, perché nati da questa necessità e poi ce la dimentichiamo con l'inizio del 2014. Secondo me deve essere proprio un impegno di lavoro per il 2014. Allora, nel momento in cui deliberiamo questa iniziativa e quella che viene dopo, secondo me dobbiamo darci proprio come programma di lavoro con le commissioni interessate, proprio di mettere a punto all'interno delle iniziative mappa della zona ipotesi di questo tipo, cioè mettere a punto e perfezionare per l'anno prossimo. Beh, va bene, quest'anno mi sembra che nella contingenza, e mi auguro che sia un'iniziativa che venga votata da tutto il Consiglio, non solo dalla maggioranza ma anche dall'opposizione, proprio per dare il segnale che come Consiglio, nonostante le difficoltà che ci sono state durante l'anno, piuttosto di destinare questa somma a una miriade di iniziative che poi, di cui molto spesso si perde il senso, almeno questa ha un senso compiuto, ha un senso forte, e va bene, anche se quest'anno viene avviato in questo modo un po' garibaldino, impegniamoci però per l'anno prossimo di metterla a punto in modo molto 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 più organico, diciamo. Grazie capogruppo Melone. Consigliere De Lorenzo e poi consigliere Tondaro. Io condivido pienamente questa azione, anche se è stata fatta probabilmente in poco tempo, penso giustamente che non sia una cosa, spero che non sia una cosa sporadica, ma che si perpetui nel tempo, perché è una cosa, secondo me, una delle poche cose che Consiglio di Zona completamente riesce a fare sulla cittadinanza che abita in zona. Quindi, per mezzo dei canali che sono in zona, in questo caso la commissione, riusciamo a riesco ad identificare veramente le persone che hanno bisogno. Sono d'accordo con il consigliere Tucci, per quella fascia di persone che non sono all'interno di questa range, giustamente, però non è facilmente quantificabile né qualificabile in questo momento, perché dovremmo aver avuto il tempo precedentemente a essere informati di questa iniziativa, e ciascun consigliere poteva portare un contributo sui nominativi o sulla gente che secondo lui era a disagio e che non è iscritta in queste liste. Sono d'accordissimo, anzi, molto bello. Volevo fare solito un giro, non c'è un paio di cose, una cosa. Chi porta i pacchi praticamente, dopo non lo so, come si fa la commissione, e secondariamente per il prossimo anno, se si dovesse fare, io spero che il comune ci garantisca, perché questa è veramente la realtà, si impone. In questo momento c'è bisogno di questa roba qua, c'è famiglie che non riescono a fare il mese, bene o male, senza sì, senza ma, bisogna aiutarli, assolutamente, sono d'accordissimo. La prossima volta magari vediamo di differenziare un po' il metodo, nel senso che io do un pacco a una famiglia che è composta da una persona, ma se una famiglia è composta da due persone con quattro figli, mi do sempre un pacco. E verifichiamo magari questa situazione, verificando con gli assistenti sociali, con quelli che quante famiglie sono sole, quante famiglie hanno i figli, cioè per vedere nel prossimo anno magari mettere un elemento in più dicendo che le famiglie con i figli magari un pacco può diventare due, perché così soddisfa pienamente anche l'interno della famiglia. Grazie. Consigliere Todaro. Sì, grazie Presidente. No, io rischio di ripetere un pochino quello che hanno detto gli altri colleghi consiglieri, tuttavia trovo importante appoggiare questa iniziativa, che trovo invece lodevole. È chiaro che questo intervento non può essere risolutivo di una situazione di disagio più generalizzato sulla zona, sul comune di Milano, e tuttavia
sono d'accordo, e anche sul fatto che insomma, il bilancio, lo sappiamo, questa, approvato da questa giunta in maniera così non proprio celere, ci ha messo le condizioni oggi nella zona 9, nelle altre zone, di non avere una posizione, o meglio di non scegliere dei criteri discrezionali che ci abbiano potuto, come dire, investire di cioè dare un contributo, permettere di dare un contributo maggiore per cercare di coinvolgere altre fasce sociali deboli, fragili, e tuttavia non posso che essere d'accordo invece con l'emergenza dettata dai tempi strettissimi, no? Che abbiamo avuto, ne abbiamo discusso anche in commissione, che abbiamo avuto per poter elargire questo seppur piccolo intervento, questo piccolo aiuto alle famiglie bisognose. Si era discusso anche un altro punto, il Presidente chiaramente se lo ricorderà, cioè quello del che ormai andrà alle prossime possibilità di poter elargire altri, effettuare altri interventi di questo tipo, ed è il coinvolgimento non solo della grande distribuzione, ma anche della distribuzione della piccola e media distribuzione, cioè piccoli produttori piccoli commercianti, che potrebbero, secondo me, risolvere anch'essi una situazione, come dire, di disagio economico, in questo momento di crisi economica, e quindi far partecipare a questa gara anche le piccole realtà commerciali. Assolutamente d'accordo sul fatto che non avevamo altre alternative che accettare quello che è stato proposto. E basta, grazie. Capogruppo Fede Pellone. Sì, grazie Presidente, ma su questa cosa devo dire che effettivamente, come ha già detto il consigliere Todaro, è in questo periodo di crisi è sicuramente un aspetto importante quello che il Consiglio di Zona 9 ha pensato di sostenere i bambini, i ragazzi bisognosi di uno che è il corredo scolastico, sebbene sappiamo benissimo che il corredo scolastico... Siamo già... al punto precedente. Capogruppo Fede Pellone è andato oltre. Allora no, mi tiro l'intervento. Grazie. Capogruppo Indovino. E scappone. Di cosa parlare? Grazie Presidente. Ma innanzitutto io dico questo, ringrazio tutti per anche l'ultimo, soprattutto l'ultimo intervento, no, per scherzi, ringrazio tutti per gli interventi, per quello che è stato detto. Io cerco sempre qui di parlare in modo onesto per quanto ci riesco. È evidente che noi siamo qui oggi perché c'è stato un ritardo sulla causa del ritardo, immagino che abbiamo, diciamo, parere opposto, c'è stato un ritardo sull'approvazione del bilancio e quindi ci ritroviamo con molti soldi da dover spendere in poco tempo. È evidente che questa cosa è un minus in qualche modo, è una cosa che se da una parte ci poteva mettere in difficoltà, io credo che dall'altra, con la decisione che abbiamo preso insieme, io a questo ci tengo particolarmente, con la decisione che è stata presa insieme, stiamo decidendo cosa fare di quei soldi tanti che ci sono arrivati. Qui siamo un po' costretti dalla necessità forse a fare qualcosa. Io credo che in qualche modo questo anno di difficoltà e di necessità e di stenti dal punto di vista delle risorse economiche a disposizione ci abbia fatto bene. Io, soprattutto come maggioranza, nel senso che concordo con quello che diceva il capogruppo Melone, noi dobbiamo sempre più cercare di essere propositivi come consiglio di zona, utilizzando i MAP sempre più per quello che è la loro essenza e per come dovrebbero essere spesi, cioè con una proposta forte, politica ed iniziativa del consiglio di zona. Io dico solo, faccio solo alcuni appunti politici, uno che mi preme particolarmente alla Lega, in parte al Movimento 5 Stelle.
prendiamoci del tempo. Beh, però mi spiego. Alla Lega o al Movimento? Alla Lega e al Movimento 5 Stelle in modo diverso. Allora, e lo dico a tutti, sono tanti soldi, sono 20.000 euro. Io ve l'ho detto anche in modo privato, ci terremmo nel mio gruppo, penso anche la maggioranza, ci terrebbe che questa iniziativa fosse fatta a nome del Consiglio di Zona e col voto di tutto il Consiglio di Zona, perché è significativo che su un tema come questo, di attenzione agli ultimi, eccetera, noi facciamo fronte, noi abbiamo tolto in qualche modo le firme, quello che poteva essere, caratterizzare questa delibera sul piano politico, visto che sono tanti soldi. È vero che la commissione è stata breve, è vero anche che se non mi, se il calendario non mi sfugge, la delibera, la proposta di delibera è arrivata due giorni fa nelle mail. Nulla vietava, guardate, non ve lo dico nessuno, proprio per questa esigenza che ho, che abbiamo, di far sì che questa delibera incontri il consenso maggiore possibile. Nulla vieta di presentare emendamenti, prendiamoci del tempo. Volete pensare agli emendamenti? Vogliamo sospendere 5 minuti la seduta? Sono tanti soldi e tutti, se c'è l'esigenza da parte di un gruppo politico di pensare, di riflettere, di provare gli emendamenti, io dico che si può fare, perché sono tanti soldi. Sono tanti soldi. E quando noi parliamo, lo so, ma quando noi parliamo di tanti soldi, io credo che bisogna dare la libertà a tutti di fare le proprie scelte, di portare i propri miglioramenti. A chi dare le risorse? Per quale motivo noi abbiamo individuato le persone iscritte ai servizi sociali per dare le risorse? Forse è una domanda alla quale può rispondere meglio di me il direttore di settore, che credo che poi interverrà. Poi magari il direttore interviene e spiega il motivo per cui è evidente che ci piacerebbe sostenere il maggior numero di persone in difficoltà. Dopodiché noi siamo un'istituzione, dobbiamo rispettare alcune regole che io faccio fatichissima a parlare. Quindi, per concludere, dico a tutte le forze politiche di cercare di dare il loro contributo. Chiedo a tutti l'assenso a questa iniziativa, perché al di là della necessità e dei problemi politici che ci sono dietro, io credo che stiamo facendo qualcosa di buono, di giusto e che va incontro alle necessità reali delle persone. Cioè, io auspico che questa delibera si voti all'unanimità tutti insieme, perché sarebbe proprio un bel segnale. Grazie capogruppo Indovino. Capogruppo Cortese. Grazie presidente, buonasera. Fermo restando che reputo l'iniziativa sicuramente lodevole, però vorrei ribadire quanto ho già detto in commissione, anche se qualche consigliere stasera mi ha anticipato, nel senso che ho anche io questa perplessità che queste 341 famiglie, rispetto a i cittadini che ci sono in zona 9, quindi 180.000 persone che ci sono in zona 9, sicuramente sono un numero esiguo. Certamente se avessimo avuto più tempo avremmo potuto magari verificare o cercare quelle famiglie che non si sono iscritte come bisognose, ma mi rendo conto che non è una cosa molto semplice. Però avendo avuto più tempo forse qualche cosa in più si poteva fare. Ho un'altra perplessità però, come diceva il capogruppo Indovino, la commissione è stata piuttosto breve e speravo io che magari in consiglio fosse più ricca di contenuti, fosse specificato un po' meglio quello che si andava a decidere, quello che si andava a votare. Io speravo di, cioè non c'è traccia di quello che si è detto in commissione, non c'è nulla di scritto, io speravo di poter visionare anche un bando scritto, una cosa.
una cosa certa da votare. E per questo motivo, sinceramente, sono ancora qualche perplessità nella mia formulazione di voto. Prima di restituire la parola al Presidente della Commissione Meroni, do la parola al Direttore di Settore per alcune delucidazioni tecniche. Buonasera. Per quanto mi esprimerò rispetto a due osservazioni di tipo tecnico che chiedono un approfondimento. Una rispetto alla categoria di cittadini che è stata individuata, l'altra in ordine alla possibilità di far partecipare all'avviso, comunque alla procedura negoziata, più o meno imprese, ecco, con determinate caratteristiche. Rispetto al primo punto, io ovviamente non entro nel merito in ordine alla categoria che è stata scelta, che è una valutazione ovviamente politica della Commissione. Dal punto di vista tecnico vi posso affermare però che la categoria che è stata selezionata attraverso una serie di criteri trasparenti determinati da una delibera di giunta e quindi incontrovertibili, che non permettono un margine di discrezionalità nella distribuzione, che dal punto di vista tecnico mettono ovviamente il settore in una situazione sicuramente di maggior vantaggio. E gli elenchi peraltro sono pubblici, quindi non ci sono difficoltà da questo punto di vista. Ovviamente questa per noi è la condizione ideale, a prescindere ovviamente dalla categoria che è stata scelta. Ci sono i criteri che sono vari, io ricordo quando sapevamo che si parlava di criteri di reddito, criteri d'età, criteri di vario tipo, che quindi sono pubblici, e da questo punto di vista quindi la scelta dal punto di vista tecnico va bene. Per quanto riguarda la scelta delle imprese che potranno partecipare alla procedura, ovviamente la procedura negoziata sarà effettuata nel rispetto di quelli che sono i principi generali del codice dei contratti, e quindi il principio di trasparenza, economicità, parità di trattamento, efficienza e quant'altro. Nella valutazione delle aziende ovviamente si terrà conto dei requisiti generali di partecipazione e dei requisiti speciali, delle caratteristiche tecniche e professionali che sono necessarie per realizzare le iniziative in argomento, e quindi la verifica delle capacità anche organizzative che ci permettano di avere la garanzia che il servizio possa essere svolto in un brevissimo tempo con quello che abbiamo a disposizione, e con un costo che ovviamente sia vantaggioso per l'amministrazione. Questo non toglie che si possano contattare diversi contraenti, lo faremo, e poi la valutazione sarà fatta, come dicevamo, rispetto al prezzo migliore. Questa è una domanda che è stata già fatta in commissione. Il consigliere Tucci chiede se a fronte di un'offerta più bassa sarà possibile integrare il contenuto del pacco. La risposta è no, perché in una procedura di evidenza pubblica le due tipologie di selezione del contraente possono essere, di aggiudicazione dell'offerta possono essere, un'offerta economicamente vantaggiosa, quindi l'attribuzione, chiedo scusa però. Note di biasimo. O un'offerta economicamente vantaggiosa e che quindi prevede l'attribuzione di ulteriori criteri anche qualitativi, che ovviamente non sono coerenti con i tempi che abbiamo a disposizione e probabilmente anche con l'obiettivo che dobbiamo raggiungere, oppure l'altro criterio previsto dal codice dei contratti è quello dell'aggiudicazione al prezzo più basso. Laddove si verifica un'aggiudicazione al prezzo più basso, c'è un'offerta a base d'asta che è presentata con un ribasso d'asta. Il ribasso d'asta maggiore garantisce al soggetto che ha presentato l'offerta l'aggiudicazione della gara, ovviamente nel rispetto di tutti i criteri, con delle offerte anomale, quindi con tutte le garanzie che ci sono in questi casi. L'economia che si realizza ovviamente non può essere reinvestita nello stesso oggetto della gara, ma diventa semplicemente un'economia e quindi un costo inferiore dell'iniziativa stessa. Capogruppo la terza. Sì, grazie.
Però direttore, non so se ha risposto tecnicamente alla fattibilità di suddividere i 20.000 euro per 10-20 diciamo aggiudicatari, quindi primo, e l'altra che invece me era sfuggita, che già gli avevo fatto in commissione, sulla quale magari preferirei che anche il Consiglio ascoltasse la risposta, era la questione di scegliere un'associazione apartitica, politica, tipo che so, che si occupa già di queste tematiche, che so, Pane Quotidiano piuttosto che City Angels o entrambe, e affidare a loro, diciamo, la gestione di questi pacchi. Grazie. E quindi, come dicevo, non so, avevo detto prima, anche dal punto di vista organizzativo, invece la prima soluzione, quello di affidare a 10-20 negozi di zona, è ovvio che cambia anche proprio il significato politico, perché noi vogliamo aiutare anche i piccoli commercianti. Quindi non so, magari il presidente Quattrociocchi cosa, diciamo, se ha qualcosa da dire in merito, però insomma gli daremmo una mano. Ma siamo sicuri? C'è il capogruppo Milano, però questo brusio persistente, perenne, incontrollato. Si parla anche tra noi. Capogruppo Milano. Forse ci interessa anche la questione. Sì, io vorrei dire due parole che vorrei che scindere un attimo il mio ruolo politico all'interno di questo consiglio di zona e ragionare come persona. Allora, tutti gli interventi che sono stati fatti fino ad ora hanno sottolineato la bontà dell'iniziativa che noi siamo andati, pur con i limiti, pur con tutto quello che volete. Si è detto che l'anno prossimo ragioneremo in maniera diversa, c'è stata una commissione frettolosa, però voglio dire, la sostanza di questa iniziativa è che noi andiamo a fare comunque del bene a delle persone, come del bene faranno il 30 novembre le persone che si recheranno al bando alimentare e non andranno a proporre un prodotto, non venderanno niente, chiederanno soltanto di fare del bene alla gente, di fare della solidarietà della gente che ne ha bisogno. Secondo un concetto, credo, io che non sono cattolico praticante, secondo un concetto che sta scritto perfino nel Vangelo e che anche il Papa ci ricorda ogni giorno. Adesso, dopodiché ho sentito ragionare, è legittimo, però voglio dire, chi dice sì, però il prezzo più basso, il prezzo più alto, voglio dire, ma noi stiamo facendo un bando per fare una gara di appalto, per dare un evento a un'associazione, o tutti insieme ci mettiamo a dire, pur con tutti i limiti che può avere questa iniziativa, distribuiamo questi pacchi a della gente che ha bisogno, che ha fame, facciamogli per una volta passare un Natale un po' meno nero di quello che probabilmente giorni un po' meno neri di quelli che probabilmente passano tutto l'anno. Per cui io passerei sopra al prezzo più alto, al prezzo più basso, cioè ragioniamo sempre in termini di soldi, di economia, non riesco a capire. Vogliamo fare della solidarietà, vogliamo distribuire questi pacchi, lo facciamo punto e basta, non andiamo a cercare cose che non stanno in piedi, cioè non stiamo dando i soldi a un'associazione per fare un concerto, per fare uno spettacolo teatrale, stiamo dando dei soldi, stiamo dando da mangiare a della gente che probabilmente ne ha bisogno, anzi sicuramente ne ha bisogno. Detto questo, secondo me ogni discorso decade, poi l'anno prossimo ragioneremo in maniera diversa. Se non avessimo avuto questi soldi non avremmo potuto fare questa iniziativa, la facciamo perché abbiamo i soldi, e comunque anche se sono arrivati in ritardo dall'amministrazione non li stiamo buttando via, per una volta li stiamo concretamente utilizzando. Ci sono associazioni che vengono qua a elemosinare 100-200 euro con degli eventi, delle proposte che sono improponibili e fanno pena. Facciamo qualcosa di concreto e di buono, l'istituzione va incontro ai cittadini che ne hanno bisogno, questo è il nostro ruolo, al di là dei ruoli politici che ognuno di noi ha all'interno di questo consiglio di zona. Togliamoci i capelli dei partiti e facciamo le persone per una volta. Grazie. Grazie davvero, un po' di canone.
Ti do la parola al direttore per un ultimo chiarimento rispetto a quanto chiesto dal capogruppo La Terza e poi al presidente Meroni per le conclusioni. Allora, rispetto alla opportunità e alla possibilità di frazionare e suddividere in lotti la richiesta d'offerta, in questo caso la cosa non è tecnicamente realizzabile in ordine per un motivo semplice, nel senso che qui stiamo realizzando un'offerta a corpo nella quale chiediamo la realizzazione di un impacco con la relativa consegna al domicilio. L'eventuale frazionamento determinerebbe la realizzazione di 10 microofferte, 10 microgare. E quindi la realizzazione di 10 prodotti che saranno inevitabilmente diversi, con 10 servizi che saranno inevitabilmente diversi e con 10 costi che saranno inevitabilmente diversi, determinando poi nel destinatario finale 10 realtà e 10 risultati diversi, che non rientra, mi sembra, nell'obiettivo, nello spirito dell'iniziativa, la quale ha come principio generale quello di riuscire a soddisfare col minor costo possibile, con la maggiore efficacia possibile i destinatari individuali. Rispetto invece all'altra proposta che faceva il consigliere, chiaramente la proposta riveste una portata completamente diversa proprio dal punto di vista della costruzione dell'iniziativa, e quindi non posso esprimermi rispetto all'opportunità, chiaramente non è il mio ruolo, però è completamente un'altra cosa. Perché l'iniziativa che descrive lei ovviamente ha una portata di coinvolgimento anche nelle associazioni che va oltre rispetto all'obiettivo che è tipico di questa iniziativa che state valutando questa sera. E che richiederebbe, e che, come ci siamo detti in commissione, richiederebbe una valutazione diversa anche in termini di tempo. Grazie, grazie dottor Seris. Presidente Meroni. Risponde in merito anche alle associazioni, lei, Meroni? Ha appena risposto, mentre lei stava dialogando con suo vicino. No, mi scusi, Presidente. Il Presidente Meroni. Il Presidente Meroni entrerà nel dettaglio di tutti i vostri quesiti, visto che, ma proprio perché appunto il direttore Seris cambiava la portata, quindi lasciando capire che il Consiglio potrebbe decidere diversamente. Sì, grazie. Allora, sostanzialmente vorrei dirvi un po' di tempo, ma rispondere dettagliatamente a tutti gli interventi in maniera, magari non a quelli che si ripetono, ma in maniera precisa e puntuale. Allora, la terza, c'era tre obiezioni. Siamo sicuri che sono loro nella necessità di riceverlo? Effettivamente non siamo sicuri che siano solo loro nella necessità, però loro siamo sicuri che lo sono. Allora, il nostro impegno qual è? È quello di, nel futuro, se dato questa possibilità, e io come Presidente posso anche impegnarmi a fare un lavoro, diciamo, che parte da subito per arrivare alla conclusione dei tempi utili, avendo la sicurezza, la certezza di poter utilizzare fondi adeguati. Quindi questa è la prima. Poi, perché sono i supermercati e le piccole aziende, evidentemente questa è una questione di tempo. Anche qui in ragione aveva già risposto il dottor Seris, ma non mi dilungo. Perché non incaricare una sola ONLUS? Io potrei dire che le ONLUS, le associazioni che operano nel settore, potrebbero eventualmente darci una mano per integrare il discorso che faceva Tucci, che ha fatto anche De Lorenzo, per integrare all'elenco preciso che abbiamo dei servizi del settore della direzione centrale anche altre famiglie che non sono inserite in questo settore ma che hanno bisogno. Quindi da un certo punto di vista potremmo impegnarci nel prossimo anno a fare un lavoro a tappeto per riuscire a capire quante sono veramente le famiglie che hanno necessità e magari anche, come diceva De Lorenzo, per capire anche le necessità delle famiglie, perché possono essere una famiglia, un singolo componenti oppure più componenti, e effettivamente potremmo dosare meglio quello che è
il numero di pace, il numero di aiuto che possiamo dare. In Lursi, effettivamente lo ritengo un intervento interessante, lo integrerei a quello che è il capoverso, ovvero inserire invece di cancellare al fine di evitare l'impatto, invece inserirei la frase che vuole presentare e lo integriamo nel capoverso, perché mi trovo perfettamente d'accordo. Allora, rispondo al Presidente Tucci, noi non abbiamo inserito nella delibera il numero di consegne che vengono fatte perché è insita nel regolamento di chi deve consegnarle. Non possono fare una sola consegna perché evidentemente l'interessato non può essere presente, quindi devono ritornare una seconda volta e una terza. A questo proposito però volevo rispecificare, l'ho letto nella delibera, nella relazione, lo rispecifico. Prima del pacco noi intendiamo consegnare a tutte le famiglie interessate una lettera di presentazione che arriverà a questo pacco, anche per questo certo, anche perché qualcuno potrebbe sospettirsi di quello che gli arriva. Allora è utile fare questa precisazione. E sia nella lettera che nel biglietto del lavoro e nella lettera di integrazione all'interno del CESPO sarà menzionato esclusivamente il consiglio di zona, tutto, non ci sarà le firme dei presidenti di commissione, perché riteniamo che questa sia una iniziativa di tutto il consiglio di zona 9. E mi piace che non è in aula, comunque ho capito il suo imbarazzo, che è un imbarazzo fondamentalmente anche mio, nel senso che se avessi avuto una possibilità ulteriore di o fare una seconda commissione o avere un po' più di tempo per ragionarci sopra meglio, sicuramente avremmo ottenuto un risultato forse migliore. Fermo restando che questo risultato non è dei peggiori, anzi lo ritengo un risultato importante. E così risponde a Benzidei, i tempi che sono troppo ristretti non ci hanno permesso di fare di più. Ripeto, sarà impegno della Presidenza della Commissione Politiche Sociali, magari coadiuvato anche dalle altre commissioni, per l'anno prossimo intraprendere un percorso che si possa portare ad arrivare ad una conclusione più coesa, più partecipata da parte di tutti i commissari e magari coinvolgendo soggetti diversi. Ah, volevo rispondere anche a tutti, mi sono dimenticato, Tuccio Chiperesso, non è che noi abbiamo parlato, no, in commissione non ha detto solamente i supermercati, ha detto i supermercati e gli attori che possono comunque fornire questo prodotto. Ve l'ho letto, secondo me, chi porta i pacchi sono portati, consegnati a destinazione dal soggetto che firmerà il contratto della gara e che inizierà il contratto, quindi ci pensano loro in automatico. Per quanto riguarda il conduttore di piccolo commerciante, risposto al dottor Seris, quindi non mi dilungo. Al capogruppo Cortese rispondo che comprendo e sono d'accordo con lui nella difficoltà che ci ha portato ad intraprendere questa iniziativa, questo progetto in così poco tempo. Ma questo è dovuto esclusivamente ai tempi della conclusione del bilancio e di quanto possiamo andare in delibera e avere un tempo necessario per poter dare poi tempo all'amministrazione di svolgere la gara e tutti gli atti necessari per far arrivare il pacco entro quest'anno, perché altrimenti non avrebbe molto più senso. E quindi credo di aver risposto a tutti. Però una cosa volevo dirla, che effettivamente quando sono arrivati l'ultimo step di fondi di disposizione del Consiglio di zona, ci siamo confrontati e abbiamo veramente deciso di non disperdere i delivery, ma di fare un intervento corposo ed importante. Abbiamo ritenuto che questo fosse la destinazione più congrua, più consona in questo momento. Io questa mattina ero a fare metano al distributore di fronte a Metropoli e c'era un cartellone enorme della Caritas che appunto menzionava questo fatto: il tuo vicino potrebbe essere uno che ha bisogno magari di aiutare. Allora l'impegno nostro è proprio quello di dire no, è vero,
Allora l'impegno nostro potrebbe essere quello veramente di fare un lavoro, e qui coinvolgendo veramente tutte le associazioni che si occupano di questo tema, per avere un quadro più completo in maniera da poter soddisfare tutti quelli che hanno bisogno. Grazie. Grazie, mettiamo in votazione. Scusate, devo mettere... L'emendamento, no? Devo mettere in votazione gli emendamenti, scusatemi, che sono stati presentati dai consiglieri Illuzzi e dal consigliere Fede Pellone. Allora, il consigliere Illuzzi vuole integrare dopo... nel capoverso dove si dice al fine di limitare l'impatto ambientale derivante dal trasporto, integrare con e aiutare le aziende italiane. I prodotti, poi si prosegue con i prodotti che dovranno essere italiani. Siamo in fase di approvazione dell'emendamento, di votazione dell'emendamento Illuzzi. Chiudiamo la votazione, presenti 34, favorevoli 29, contrari 0, astenuti 5, approvato. Poi c'è l'emendamento del capogruppo Fede Pellone che chiede di aggiungere al terzo comma, dopo le parole preceduti da una lettera, di spiegazione dell'iniziativa della stessa, aggiungere le parole a firma del Consiglio di Zona 9. Quindi una specificazione. Ma è loro. Abbiamo due partiti là. Chiudiamo la votazione. Presenti 33, favorevoli 31, contrari 0, astenuti 2, approvato. Mettiamo in votazione la delibera. Mettiamo in votazione l'intera delibera. Siamo in fase di votazione dell'intera delibera. Chiudiamo la votazione. Presenti 35, favorevoli 32, contrari 0, astenuti 3, approvato. A Dedè, e ci becca la grande barata, se faccio più, guarda. Con la verità. Ma che cazzate con noi da morire? Tranne la Lega. Chiudiamo la votazione. Presenti 31, favorevoli 31, contrari 0, astenuti 0, approvato. Passiamo al punto successivo. Passiamo al punto successivo. Approvazione dell'iniziativa denominata Kids. Allora sospendiamo per 5 minuti perché mi sembra un comportamento inaccettabile di mancanza di rispetto di ciascuno di noi, compresa la sottoscritta. Quindi sospendiamo 5 minuti, quando l'aria sarà di nuovo respirabile, il silenzio sarà accettabile, riprenderemo la seduta. Cioè, io
Thank you.
la discussione del punto numero 3, l'approvazione dell'iniziativa denominata Chi scolastico Natale 2013, la parola alla Presidente della Commissione Educazione, Antonella Alfonso. Grazie Presidente, leggo anch'io la delibera per chiarire alcuni aspetti. Onorevole Consiglio, le commissioni politiche sociali, salute ed educazione, riunitesi congiuntamente il giorno 25/11/2013, hanno preso in esame la proposta di realizzazione dell'iniziativa denominata Kit scolastico solidale Natale 2013. L'iniziativa prevede la consegna di materiale scolastico agli studenti in situazione di disagio economico che frequentano le scuole statali secondarie di primo grado della zona 9. La scelta di rivolgersi alle scuole secondarie di primo grado è determinata dal fatto che in tale grado di studi i libri di testo non sono forniti dallo Stato, come nel caso delle scuole primarie, e quindi al peso dell'acquisto dei libri di testo si aggiunge quello dell'acquisto di materiali costosi. I destinatari del materiale didattico saranno individuati dal dirigente scolastico o da altro soggetto dallo stesso indicato, che dovrà assegnare ad ogni bambino in difficoltà il materiale di cui ha bisogno e che i genitori non sono in grado di acquistare. I materiali inseriti nel kit scolastico solidale dovranno essere scelti tra quelli maggiormente in uso nelle scuole medie e di costo significativo, tale da renderne difficile l'acquisto per le famiglie in situazioni di disagio economico, ad esempio righe, squadre, quaderni, compassi, temperi, pennelli, album da disegno, raccoglitori per foglie schede, eccetera. Il materiale dovrà essere distribuito presso le scuole in proporzione al numero degli allievi iscritti. La somma massima messa a disposizione per questa iniziativa è di euro 10.000 da imputarsi al capitolo dei fondi NAF 2013. Viene quindi dato incarico al settore zona 9 di individuare le modalità di gestione e di organizzazione dell'iniziativa e di adottarne tutti gli atti conseguenti. La Commissione propone parere favorevole a maggioranza per l'approvazione dell'iniziativa sopra descritta. Voglio pertanto questo onorevole Consiglio approvarla. Mi riservo, cioè aspetto le vostre domande e chiarisco dopo, rispondo eventualmente. Grazie. Consigliere Ferrari. Grazie Presidente. Allora, io volevo fare alcune riflessioni su questa delibera, premettendo ovviamente cosa ha portato poi a arrivare alla produzione di questa delibera. È evidente che approvare un bilancio preventivo il 13 a novembre porta determinate difficoltà, tra cui quelli di affidare i fondi MAP con sommo ritardo alle zone. Quindi è evidente che abbiamo delle somme che si vanno a concentrare in un periodo estremamente particolare, tra cui questo. Io avevo già avuto modo di parlare ad alcuni consiglieri di questa iniziativa ed esprimere la mia opinione in merito. Giusto per sintetizzare l'opinione che ho di questa iniziativa, la paragono a quella che potrebbe essere un'altra iniziativa di enorme valenza, come il panettone a giugno. Cioè, potremmo fornire dei panettoni a giugno, avrebbe la stessa utilità, perché le scuole aprono a settembre ed evidentemente quelli che sono i materiali che vengono utilizzati vengono acquistati a settembre, con difficoltà vengono poi acquistati successivamente, o comunque sia le necessità sono estremamente minime, ridotte. Una delle cose che mi lascia più perplesso è il fatto di destinare questi fondi ad acquistare quel materiale che poi viene affidato dal dirigente scolastico. Questa è un'iniziativa
del tutto soggettiva, per cui non vi è alcuna capacità di controllo da parte del Consiglio di zona o da altri enti, per cui evidentemente qualunque facoltà che ci può essere data trascende dal controllo. Quindi, dal mio punto di vista, evidentemente non ci sono le condizioni per proporre questo genere di iniziativa, o quantomeno proporla con trasparenza. Altra riflessione: il materiale dovrà essere distribuito presso le scuole in proporzione al numero degli allievi iscritti. Ma la prima considerazione che faccio è: questa proporzione è proporzionale al numero degli allievi iscritti o del numero degli allievi iscritti in difficoltà? Perché ci possono essere realtà territoriali dove ci sono persone che hanno più bisogno rispetto che altre. Quindi è evidente che traspare quella che è un'altra criticità della delibera. E poi per mettere toppe a questo sistema estremamente farraginoso, la delibera conclude dicendo che viene dato in carico al settore di zona 9 di individuare le modalità di gestione e di organizzazione dell'iniziativa e di adottare tutti gli atti conseguenti. Questo è uno scaricare le proprie competenze, le proprie responsabilità sugli uffici, i quali dovrebbero svolgere tutt'altro compito. È una delibera poco chiara, non si sa e non si riesce a capire con quali metodologie queste squadre, questi quaderni, queste tempere, questi pennarelli vengono assegnati ai bambini, ed è una cosa che reputo estremamente insensata, perché viene fatta a dicembre. Se noi fossimo qui e stessimo riflettendo sull'iniziativa che potrebbe essere approvata adesso a partire a settembre, cioè quindi mettiamo un tempo limite e diamo quella che è un'indicazione diversa, allora posso capire. Ma stiamo parlando di un kit scolastico di Natale. €10.000, cioè alla Caritas diamo €20.000 e alle scuole ne diamo 10 per comprare tempere per Natale. Allora, prendo il tempo di Italia 2, che già ne ha poco. E quindi dal mio punto di vista è una delibera invotabile da un punto di vista tecnico, perché non è chiaro chi fa questi eventuali passaggi. Prima sull'altra delibera erano state evidenziate alcune criticità che poi mi sembrava che avessero portato al non voto da parte del gruppo della Lega Nord. Io su questa ho ancora più riserve. Se sull'altra potevo ascoltare quelle che erano state le parole rassicuranti del direttore di settore e portare a parere positivo della delibera, su questa non trovo davvero senso. Potevano essere €10.000 destinati meglio, in un modo più sensato, si è voluto fare qualcosa di probabilmente poco produttivo, perché sarà poco produttivo, praticamente finanziare le recite di Natale sarebbe stato più sensato, avrebbe avuto un riscontro sociale più elevato, ma si è scelta una politica differente. Io questa cosa non la provo, non mi sento di approvarla, invito i miei colleghi di gruppo a non votare questa delibera, perché è tecnicamente sbagliata e priva di senso. Grazie. Consigliera Mizzau. Sì, grazie. Io ho qualche riflessione che volevo condividere su questa delibera, perché mai come quest'anno mi trovo per fortuna non quotidianamente ma bisettimanalmente a ricevere
scusate, mi sta rispondendo. A ricevere ragazzi, e qui mi permetto di fare, non voglio fare un emendamento, ma forse è un errore di battitura, mai bambini, quelli delle medie, si offendono a morte, ad ogni ragazzo o ragazza in difficoltà. Allora, due volte a settimana ricevo genitori e ragazzi che proprio vengono a dirmi l'impossibilità proprio di acquistare il materiale. Allora arriva dicembre, ma ben che venga dicembre, avremo quei tre compassi, quei tre ragazzi, 2, 1, 5 per classe, che finalmente potranno usare il loro compasso senza dover aspettare quello del compagno di banco, perché comunque tra i ragazzi la solidarietà è alta, e anche se capiscono che oggi l'ho dimenticato, oggi non me lo sono ricordato, ma alla fine capiscono, e qualcuno poi arriva anche a dire: beh, io vado a Austria, te lo do, però dipende poi da che tipo di disegno devono fare. È positivo che sia il dirigente scolastico che gestisce questo materiale, anche perché il dirigente scolastico è un pubblico ufficiale e non può fare delle discriminazioni oppure decidere personalmente quello che viene fatto. E ultimamente, da quando abbiamo gli studi comprensivi, il dirigente scolastico, anche prima a seconda delle persone, ma ora ancora di più, ha il suo staff, ha i suoi collaboratori, il vicario e i collaboratori per ogni responsabile di ogni plesso, con i quali condivide queste scelte, proprio perché a volte le scuole sono delle scelte anche abbastanza pesanti da dover fare, non perché non si vuole prendere responsabilità, ma perché sempre di più si lavora in un modo collegiale. Io che ormai sono 35 anni che sono nella scuola, quest'anno ho accettato anche di prendere il contributo per l'uscita scolastica a rate. Non l'avevo mai fatto, non mi era mai successo di doverlo fare. 30 euro per la gita di accoglienza delle classi prime per alcune famiglie non era possibile, e allora io ho detto: vabbè, facciamo che la gita è a settembre, ottobre, novembre, dicembre, vi mettete via 10 euro al mese e a dicembre mi pagate. E alcune famiglie adesso sono venute a chiedere il bollettino per poter pagare. Non mi era mai successo, sono nella stessa scuola ormai da quasi 20 anni, l'utenza è sempre la questa. Sottolineo che sono ragazzi italiani quelli che, perché alcuni stranieri non ci arrivano nemmeno a capire che possono venire a chiedere di dilazionare la spesa, magari inventano altre cose per non venire, poi magari si riesce comunque a farsi capire, allora parlano subito. Per cui credo che questa possibilità sia una... Ecco, l'altra cosa che mi piace di questo, mentre là veniva sottolineato nella delibera precedente che veniva accompagnata da una lettera dove c'era scritto tutto il consiglio, qui penso neanche quello, perché è proprio del segreto, nel senso che non è che viene una lettera a scuola dove c'è scritto: mi verrà dato un kit per i bambini bisognosi, mi verrà dato del materiale per i bambini bisognosi. No, e non è il materiale didattico che una volta, fino a un po' di anni fa, le segreterie acquistavano per i vari laboratori, ma questo è proprio del materiale che verrà consegnato al ragazzo o alla ragazza che ha particolari difficoltà. Nelle scuole ultimamente gli insegnanti fanno anche dono di vestiario. Abbiamo dei ragazzi per i quali, ai quali proponiamo, alle famiglie alle quali proponiamo vestiti, che accettano con dignità, ma accettano. Per cui questo è veramente una possibilità per equiparare questi ragazzi agli altri. Tutti gli altri hanno i quaderni, tutti gli altri hanno i compassi, tutti gli altri hanno per il libro, tempo di Mauri, comunque finito. Per i libri, quest'anno le scuole avrebbero dovuto avere un fondo per i libri incomodato, si stanno riattivando i comitati genitori che per anni in alcune scuole avevano utilizzato i libri incomodato, poi è un po' un problema perché con il cambio dei libri, poi alcuni libri
sono poi iscritti, perché gli esercizi diventa poi difficile farli fare la matita e passare il mese di giugno a cancellare tutte le pagine di libri. Si dovrà ritornare ancora con il libro incomodato, perché veramente la spesa, specialmente per il primo anno della scuola media, per tante famiglie è ancora ingestibile. Per cui ringrazio per questa possibilità, anche se è arrivata un pochettino in ritardo, ma comunque molto utile. Grazie. Grazie consigliera Mizzau, capogruppo La Terza. Sì, grazie Presidente. Volevo intervenire in merito. Allora, questa iniziativa, che sembra simile all'altra, mi sembra molto più mirata, in quanto concordo con la consigliera Mizzau quando dice che effettivamente, cioè, non abbiamo lo stesso dubbio per diciamo, come individuare i cittadini bisognosi, no? Nella scuola gli insegnanti, e quindi di riflesso il dirigente, conosce benissimo le situazioni di ogni singolo studente, e ovviamente noi speriamo nella sensibilità dei docenti nel gestire questa cosa. Però io approfitto di questo punto all'ordine del giorno, no? Non so, avete presente quando c'è la festa della donna, no? Quando si dice, qualcuno ogni tanto si arrabbia, perché? Si arrabbia perché non bisognerebbe rispettare la donna un giorno all'anno, ci sarebbero anche gli altri 364 giorni l'anno, no? In cui la donna deve essere rispettata. Per quanto riguarda gli aiuti alle scuole, ricordiamoci di una cosa, che noi come consiglio di zona deliberiamo i fondi per il diritto allo studio. Quindi, allora, il comune, da un lato, vabbè, diciamo, facciamo conto che è il comune che ha promosso questa iniziativa. Dall'altro ci sono i fondi del diritto allo studio, che 2012-2013, che noi abbiamo, su cui abbiamo deliberato, insomma, tempo fa, che credo nelle scuole non si siano ancora viste. Per cui cioè, non è un po', come dire, pretestuoso dire ok, cioè, non ti ho dato i soldi per il diritto allo studio, adesso per Natale, perché sta finendo l'anno, diciamo, distribuiamo questi soldi a pioggia. Poi un dato che volevo chiedere, se mi può rinfrescare la memoria, quante sono le scuole medie diciamo, della zona, e diciamo, ovviamente mi accodo anche alla domanda che è stato fatto, se poi il numero di kit sarà in base al numero di studenti piuttosto che al numero di studenti che ne hanno bisogno. Grazie. Chiede Lorenzo. Sì, deve essere molto breve per non creare poi del sbocciare. Allora, mi viene da ridere perché se piace certi interventi mi metto di buon umore, che stavo addormentando e volevo dire una cosa. Eliminiamo un po', dico una parolaccia ma è detta molto tranquillamente, le pippe morali su questa delibera e andiamo sulla realtà. Bisognerebbe essere fuori dalla realtà, non conoscere la realtà nei suoi fattori, per non dire che in questo momento c'è un disagio fortissimo a livello sociale che attacca le famiglie, attacca tutti. Quindi lasciamo stare che devo votarla, però se avesse fatto la Moratti, se ce l'avevo conosciuto, non fosse al Presidente, quindi sarebbe andato in pace. Lasciamo stare queste cose per piacere e veniamo alla delibera in se stesso, che ok che è stata una costrizione di un momento, però anche gli incidenti qualcosa di buono accade anche nelle cose occidentali. Quindi facciamo una fatica tutti insieme, ma votiamo una delibera del genere, perché va proprio ad aiutare delle parti molto sensibili della famiglia in questo momento. Quindi i ragazzi che vanno alle scuole medie, già le scuole medie, chi frequenta la scuola media è già un'età abbastanza sensibile, abbastanza a rischio. Quindi andiamo incontro anche con un piccolo gesto a poter portare all'interno un po' di un piccolo aiuto in questo momento. Quindi io, poi si può migliorare come la prima, si può fare tante cose, posso fare tante cose, ma dire che cioè,
dire che non si fa più i soldi dell'idolo studio, e con questo noi diciamo vabbè passiamo l'idolo studio, diciamo questo mi sembra una cosa stampata per aria in maniera devastante. L'idolo studio arriva sempre a gennaio, insomma, mi pare all'inizio dell'anno, sono dicembre, novembre, non sono ancora arrivato. Io non so, veramente io rimango stupito davanti a queste affermazioni, ma di tutti, anche le mie magari, diciamo, che davanti a queste cose qua, santo Dio, non si può andare a prendere delle cose strane come addurre delle logicità del cavolo. Non l'abbiamo fatto noi, l'hanno fatto un altro perché per l'accidente, grazie a Dio, e vengo per la morata se questo è successo, perché ha indebitato il Comune di Milano, okay. Il Comune di Milano non c'ha più soldi da pagare e a un certo punto il Comune di Milano dice cazzo, questo sono dei soldi di colpo, spendiamo per queste cose, e anche vengo del centro. Forza Italia o nuovo centrodestra? Questa è la 5-10 mila euro, è stata. Ma questi sono quelli di Berlusconi, questa scelta. Ti sto chiedendo, perché voglio dire, il numero di persone che finiscono in mese, di ragazzi, adesso non so quanta gente potrà andare ad avere un contributo, ma non vorrei che poi questo contributo pro capite si rivelasse un contributo minimo. Cioè se ci fossero tanti bambini, ragazzi che hanno bisogno, 10.000 euro potrebbero anche non bastare per fare un pacco degno per aiutare queste persone. Grazie. Bravo. Presidente Tucci, grazie per il suo consiglio. Alfano, il vostro alleato. Su questa iniziativa qua non è tanto l'essere contro le famiglie che hanno bisogno, ci mancherebbe altro. Chi non vorrebbe aiutare le famiglie che ne hanno bisogno? Il problema è, cioè, la differenza che c'è tra questa delibera e quella di prima è che là si ha un elenco, cioè quella di prima, si ha un elenco ben preciso delle famiglie bisognose. Qua non c'è nessun elenco. Qua verranno fatti dei pacchi. Un conto è dire individuo la famiglia X, vado a casa e gli consegno il pacco. Se così non è, il pacco viene consegnato alla scuola. Qualcuno dovrà provvedere a verificare chi è il bambino o la famiglia che ha bisogno. Quello che avanza resterà dove non si sa, probabilmente a scuola. E voglio vedere se un'alunna che non ha diritto a ricevere un quaderno o una matita, gli dovesse mancare la matita o il quaderno, se non gli viene dato. Sarebbe una cosa, no? Quindi vuol dire che alla fine parte in una certa direzione, ma potrebbe arrivare in un'altra. Altra questione. Se lasciamo, e sui giornali, cioè sui giornali, è andata in televisione oggi la notizia dove ci sono famiglie di figli che studiano all'università che hanno dichiarato 14.000, chi 19.000, chi no? Poi nelle verifiche hanno trovato che qualcuno aveva la Ferrari, aveva gli immobili, aveva tutta una serie di ricchezze, no? Che non hanno denunciato per accedere a tutti i vantaggi che l'università o altri concedono. Ecco perché sarebbe opportuno avere un elenco dove si può accedere per dire le famiglie che hanno